Sesta corsa al Cinigliano di Aversa, un miglio per 4 anni. Non vincitori, 18.000 euro in carriera, circa 150 metri alla chiusura delle ali. 12 al via. 6 in prima fila, 6 in seconda fila. Porsche Griff attacca per Ginealor. Allargo anche Perfect Model. 3 apparigliati all'imbocco della prima curva con Pergine Alor che rientra all'avversario. Retrocede anche Perfect Model in terza posizione davanti a Patriot GV. 15 e 2 il lancio a tabellone Paganella. Rallentamento di Pergine Alor dopo lo strappo iniziale, che percorre il primo quarto in 31 e mezzo. Muove Profumo Reaf, che rifà il gruppo e punta in avanti. Pergine Alor completa i 600 in 48 e mezzo. Passaggio davanti alle tribune, Pergine Alor, Porsche Griff, Profumo Reaf a largo, che si trascina Patriot GV e Paglietto M. 1, 4 e qualche spicciolo il giro di pista, un po' restio ad impegnarsi. Profumo Reaf con Pergine Alor che controlla la situazione ed è seguita da Porsche Griff. 19,8 il chilometro, in terza posizione alla corda Perfect Model. Ritorna Profumo Reaf, va ai fianchi di Pergine Alor che comunque lo controlla ancora. 3 quarti di miglio in 1,35, 30 e mezzo il quarto intermedio. Pergine Alor, Profumo Reaf, Porsche Griff e Perfect Model, poi anche Pontebba. Profumo Reaf è ancora ai fianchi di Pergine Alor. Lungo la corda Porsche Griff in cerca di varco. Battute conclusive con Pergine Alor che allunga, prende mezza a Profumo Reaf a largo. Pergine Alor, Profumo Reaf, Perfect Model. Media probabile di 1,17,1 per la vincitrice Pergine Alor. L'allieva di Gaetano Di Nardo, una figlia di Uronometro e Eschen Alor. I colori di Raffaele Squeglie, il training di Giacomo Perfetto. 2,56 euro la quota del vincente per l'allieva di Gaetano Di Nardo, che tranquillo, dal comando, dai primi metri al comando, controlla e porta a casa il successo.